Addirittura a quasi 24 ore di distanza dall'evento, avete avuto già una situazione un po' più chiara, un po' più delineata dei danni che si sono verificati. Sì, abbiamo avuto una situazione, stiamo ancora facendo verifiche anche in campo presso nostre aziende, abbiamo già avuto molte segnalazioni, purtroppo è stata una grandinata di una intensità veramente mai vista, insomma, veramente con effetti disastrosi. È stata a macchia di leopardo, per cui insomma, sono zone anche limitrofe dove alcune parti hanno danni enormi e altre vicine invece danni molto, molto minori. Ha colpito soprattutto la zona del Pesarese e comuni limitrofi e con segnalazioni però di danni che arrivano anche all'80, al 90% in alcuni casi dove c'è stato proprio il pieno della grandinata. Ci sono aziende che potrebbero entrare in crisi per questo evento, sono a rischio i loro bilanci e quali sono anche le eventuali conseguenze poi sul mercato, perché tutto questo avrà un rebound sul mercato, immaginiamo negativo. Sì, oddio, la quantità di produzione coinvolta è comunque limitata, vista la dimensione proprio del territoriale, e quindi probabilmente l'effetto prezzo si sentirà poco da questo punto di vista, almeno a livello territoriale, anche se andando a guardare tutta l'Italia i fenomeni sono stati notevoli anche in altre province, quindi un effetto mercato potrebbe esserci comunque, ecco, non dovuto limitatamente al nostro territorio. Sicuramente per le aziende colpite invece c'è una crisi drammatica perché perdere il 70, l'80, il 90% della produzione significa davvero avere effetti sul bilancio disastrosi. A questo punto per le aziende, alcune aziende avevano le produzioni assicurate e quello sicuramente darà insomma, un certo ristoro. È chiaro che per le altre ci si affida a questo punto allo stato di calamità, quelle che potranno essere poi le future decisioni anche dei vari organi della regione, anche addirittura del Ministero per quanto riguarda lo stato di calamità, con le provvidenze che potranno essere date agli agricoltori danneggiati. Il vostro presidente ieri sottolineava l'esigenza di non arrivare impreparati però a questi eventi. Ma guardi, ormai sono più di un decennio che assistiamo a mutamenti climatici che ormai possono dirsi quasi strutturali, nel senso che abbiamo veramente fenomeni molto intensi, da una parte siccità, gelate tardive, grandinate, quindi è chiaro che l'unica soluzione vera, reale per proteggersi è quella dello strumento assicurativo.